Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Photoshop. Ritorniamo a fare un bel tutorial e applicheremo ad un testo un effetto metallico, un effetto cromato. Alla fine ci sarà una piccola variante dell'effetto che darà un risultato abbastanza suggestivo, quindi rimanete fino alla fine. Vediamo innanzitutto le dimensioni del mio documento. In questo modo possiamo realizzare l'effetto perfettamente identico a quello che adesso andiamo a creare. Quindi andiamo su immagine, dimensione immagine e vediamo un po' che dimensioni ho utilizzato. 1920, vediamo in larghezza pixel per 1080 pixel, quindi un formato Full HD a 72 dpi. Guardiamo il metodo di colore, ovviamente un RGB, stiamo realizzando appunto un'immagine destinata a video. Quindi iniziamo a colorare il nostro livello 1 di nero, quindi maiuscolo F5, contenuto scegliamo nero. Ok, adesso creiamo il nostro testo, clicchiamo, come vedete ho impostato il font Copperplate Gothic Bold, è un font abbastanza spesso, il consiglio che voglio darvi è di scegliere un font corposo. Come dimensione andiamo a dare 247 e scriviamo cromato. Ok, posizioniamolo al centro del mio documento. Ok, a questo punto si tratta tutto di andare ad applicare degli effetti al nostro testo, quindi clicchiamo due volte sul nostro livello testo e si aprirà il pannello stile livello. Per prima cosa dobbiamo andare ad applicare uno smusso ed effetto rilievo. Quindi clicchiamo e andiamo a impostare smusso interno, scalpello deciso, profondità 168, direzione su, dimensione 40, attenuazione 1, leviamo la spunta da usa luce globale su ombreggiatura e mettiamo angolo a 90, altitudine a 30, contorno superficie, anziché lasciare di default quella lineare, mettiamo quella gaussiana. Per quanto riguarda invece il metodo luce, lasciamo scolora per quanto riguarda il bianco, opacità 50% e metodo ombra moltiplica lasciando il nero opacità 45%. Ok, a questo punto andiamo su contorno e applichiamo anche qua la gaussiana. Intervallo mettiamo 100%. Come ultima opzione da inserire sarà la finitura lucida, che rende l'effetto molto più realistico. Mettiamo moltiplica colore nero, opacità 49%, angolo 44, distanza 75 pixel, dimensione 54. Come contorno mettiamo questa volta semicerchio. Mettiamo la spunta su anti-alias e inverti. Possiamo confermare. Ecco, diciamo che già siamo a buon punto del nostro tutorial. Ci manca semplicemente l'inserimento di un livello di regolazione che mi permetterà appunto di dare quel tocco in più e far diventare la nostra scritta metallica. Quindi andiamo sulla quarta icona del mio pannello dei livelli e applichiamo curve. Il tutorial è concentrato tutto nelle impostazioni delle nostre curve, quindi lasciamo i nostri punti così dove sono e inseriamo altri tre punti, quindi facciamo tre clic nel mezzo, 1, 2 e 3. Ecco, andiamo a impostare i valori di input-output, al primo selezioniamo e impostiamo 55, 213, al secondo 127, 57, al terzo 188, 235. Ok, come vedete l'effetto adesso è abbastanza interessante. L'unica cosa che non va bene è questo piccolo difetto che si è creato nel contorno. Semplicissimo da eliminare, basterà semplicemente unire i due livelli. Prima di unire, proprio per non creare un'operazione deleteria e non poter poi tornare indietro, consiglio quindi di selezionarli entrambi, quindi clicco su uno, poi tasto CTRL o COMMAND con Mac, li duplico, CTRL J o COMMAND J se siamo in Mac, e CTRL E o COMMAND E. Perfetto. Questi di qua li posso nascondere. Come vedete è sparito quel piccolo disturbo. Perfetto. Il risultato del nostro effetto cromato possiamo dire che è abbastanza soddisfacente.
A questo punto arriviamo alla sorpresa che vi avevo preannunciato ed è praticamente applicare a questa scritta un livello di regolazione che mi permetterà di farla diventare da cromata o metallica a dorata. Quindi l'unica cosa che ci tocca fare è semplicemente applicare, cliccando sempre nella quarta icona del pannello dei livelli, un filtro fotografico. Clicchiamo e andiamo a impostare il colore D589 00, è un arancio. Mettiamo la densità al massimo al 100%. Come vedete, abbiamo realizzato un effetto dorato. Se vi piacciono questi contenuti, seguite la mia pagina e seguite il mio canale YouTube. Inoltre, se volete approfondire altre tematiche relative alla grafica, vi consiglio di seguire il mio blog. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!